Ho letto che Abd al-Razzaq, un riformista musulmano, dopo studi religiosi tradizionali nel suo paese, completò la sua formazione in Inghilterra, occupandosi di politica e sociologia. In patria lavorò come giudice e nel 925 pubblicò il saggio dal titolo L'Islam e le basi del potere, in cui sosteneva la necessità di introdurre una netta distinzione tra religione e politica, la cui stretta connessione in ambito islamico non avrebbe alcun fondamento dottrinale. Abd al-Razzaq sostiene cioè che nel Corano e nella Sunna non ci sarebbero elementi sufficienti per sostenere che l'Islam porti necessariamente a una determinata organizzazione sociale e politica. Il libro provocò aspre polemiche e la carriera di Abd al-Razzaq ne fu compromessa, tanto che egli dovette abbandonare il paese per qualche tempo, senza però rinunciare alle sue teorie innovative. Perché? Perché tutte le aziende religiose reagiscono a chi mette in pericolo il loro potere temporale. La loro reazione è tanto più violenta quanto più queste aziende religiose sono più giovani.